corso dell'isola pedonale davanti al Barquetuno, qualcuno ha avuto l'idea di parcheggiare in mezzo alla corsia di marcia. Guardate, le macchine non riescono a passare. Non riescono a passare le macchine. Bene che la intecca, no? Guardate, questo deve andare a sinistra, ha visto la macchina in mezzo alla corsia, va a destra, forse scavalcherà la macchina come rotatorio, no? Cosa inverosimile. Incredibile, lasciare la macchina. Ma perché hanno tolto quella pianta che spartiva la corsia? Senza di colpo da una macchina diretta, no? In velocità. Poi qualcuno qua mi segnala questa fontana. È una vergogna, no? È asciutta da anni ormai. Ah, sì. Come queste ce ne sono tante altre. In città, no? Decine. Ma che non funzionano sono, più. Sono mostre in mezzo alla strada. In mezzo alla strada. All'inizio sembravano carine, ma poi poco funzionavano. L'attenzione non è stata più effettuata e sono diventate rudere e porcherie. Ho capito. No, ma poi il sistema era in pedale. Non danno una bella immagine alla città, per chi viene di fuori, dalla Toscana, da quale sono io, vedere questa immagine è una vergogna. È una vergogna, perché poi vergogna per la città stessa, perché cosa dicono? Che cos'è questo? Una fontana. Ma guarda, sembra un armadio in vecchio. No, ma poi i soldi sprecati e costati un sacco di soldi all'epoca, sì. Costati tanti soldi, perché ma non soldi dei questo. Cittadini sono questi, ce ne sono soldi buttati al vento, che paghiamo onestamente tutto, la spazzatura e tanti altri cose. Ma speriamo che fanno le opere, speriamo che la multiservizio si metta a mano a sta cosa. Io credo che il sindaco, vista se vede queste cose, prenderà provvedimenti, perché il sindaco è una persona corretta e si adopera subito alla sistemazione di queste cose. Ma sono anni che è asciutto questa fontana, possibile che non l'ha perché vista? Nessuno gliel'ha portata in evidenza a farla vedere, ma non appena verrà in evidenza prenderanno provvedimenti alla sistemazione o farle togliere tutto, perché è vergognoso vedere queste strutture fatiscenti e non funzionanti. Certo. Poi a Piazza d'Armi ci sono tante fontane, tanti rubinetti che funzionano, questa qua col pedale. Ma ce ne sono tanti altri. Si bagnavano i pantaloni, che schiacciavano. Che non fanno. Ma speriamo che ci mettano mani, va. Concludiamo, dai. Facciamo vedere la bella piazza della Madonnina. Ai nostri amici che stanno pure negli Stati Uniti o in Australia. Sulla Mesa TV2, su internet.